Ciao, sono Deborah, progetto Gaia Terra. Siamo in Friuli, a Rivignano, su un fiume bellissimo che si chiama Stella. E abbiamo comprato una fornace di mattoni del 1900, un edificio enorme. La nostra mission è vivere leggeri sul pianeta Terra, per cui ci occupiamo di bioedilizia, costruiamo in fango e paglia, ci occupiamo di rifertilizzazione del suolo e di un progetto educativo che vuole spiegare alle persone come si possono fare le cose in altra maniera, per cui come ci si può lavare in altra maniera senza inquinare, come si può lavare le proprie case, recuperare dalla discarica materassi, cuscini, tutte queste cose che la gente non usa più e che comunque ci porta. E recuperiamo anche tipo tappi di sughero, bottiglie piccole per fare le coibentazioni. Stiamo recuperando la nostra plastica, la nostra Tetra Pak, che diventeranno delle pareti. Da qua mille altri progetti, anche per quanto riguarda l'alimentazione salutare. Siamo molto grati a tutta la cultura dei fermentati, per cui fermentiamo tantissime cose che poi usiamo anche per pulire la casa. Questo è quello che stiamo facendo ora, stiamo facendo questo in forma di educazione, quindi corsi artistici, ma soprattutto eventi educativi. Viviamo nella casa, nella fornace, da un anno. Il progetto è nato pochi mesi prima. In questo momento è proprio un momento di svolta, perché si è formato un grande cerchio esterno di supporter, di persone locali, di persone che hanno seguito tutta la storia di Gaia Terra. Però attualmente che viviamo nella fornace siamo in tre, con una marea di volontari che vengono da ogni dove per aiutarci. Il progetto futuro è di completare le strutture interne che ancora stiamo in corso d'opera, di creare un ecovillaggio all'interno della struttura industriale e di diventare sempre di più un progetto educativo, per cui con corsi mirati su una vastità di cose del vivere quotidiano che ci piace condividere con le persone. Questi